dalla Fiat fin dal 1950 con il motore a benzina di 1400 centimetri cubici, dal 1952 venne prodotto con motore a nafta. Il 615 è stato una pietra miliare dell'autotrasporto commerciale del dopoguerra, in quanto, per ovviare alla carenza dei veicoli di quella portata, in quegli anni si trasformavano le autovetture superstiti, tagliando la carrozzeria, conservando la parte anteriore e saldandovi un cassone in modo artigianale. L'Italia deve quindi molto a questo umile trasportatore, poiché allestito nelle varie tipologie, come cassone fisso o ribaltabile, autocisterna, carro frigo per trasporto di derrate alimentari e gelati, pianale, furgone, autobus a 11 posti e per trasporto di casse di bibite, famoso quello della Coca-Cola, ha contribuito alla rinascita dell'economia nel difficile periodo post-bellico. Si può certamente affermare che il 615 ha salvato da questa necessaria trasformazione molte autovetture come la Fiat 1100 AB, avendo un peso complessivo inferiore a 35 quintali, era possibile guidarlo anche con la patente B. L'esemplare in questione, immatricolato nel 1956, appartenne ad un commerciante di San Colombano Certenoli, che lo dotò di licenza per trasporto di frutta e verdura. Dopo vari passaggi di proprietà, fu acquistato nel 2008 dall'attuale proprietario, che lo fece restaurare totalmente. Aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone.